Avevano adescato e abusato di due ragazzini di età inferiore a 14 anni. Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania contro la pedofilia. Teatro della squallida vicenda, la scalinata della Torre Normanna di Paternò. Tra i destinatari dell'ordinanza emessa dal GIP anche lo zio di una delle vittime. I reati ipotizzati nei confronti dei tre indagati in concorso sono violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo. Le indagini dei carabinieri erano state avviate dopo la denuncia della madre di un ragazzino che aveva notato l'adescamento subito dal figlio su Facebook da parte di un adulto che in passato era stato condannato per violenza sessuale su minorenni commessa nel 1995. I militari, coordinati dal pool specializzato della Procura di Catania, hanno scoperto anche una chat su WhatsApp nominata Gruppo di Amici, in cui adulti e minori si scambiavano messaggi ambigui. Gli accertamenti avviati dai carabinieri hanno allarmato anche i familiari del principale indagato, i quali, consapevoli del precedente penale del loro congiunto, hanno notato l'atteggiamento di particolare interesse che l'uomo aveva manifestato nei confronti di un nipote. Parlando con il ragazzino, gli inquirenti sono riusciti a farsi raccontare che lo zio lo aveva indotto nei mesi precedenti ad una pratica sessuale con un amico con meno di 14 anni. I minorenni, accompagnati dai familiari, hanno indicato ai carabinieri i luoghi frequentati con i pedofili, partendo dalla biblioteca comunale di Paternò fino alla cosiddetta scalinata nella zona della Torre Normanna, il piazzale dove non consenzienti avevano subito violenza. Per i tre arrestati, che hanno 20, 42 e 54 anni, si sono aperte le porte del carcere.